Enterprise Europe Network è una rete cofinanziata dalla Direzione Generale Imprese e Industria della Commissione europea per aiutare piccole e medie imprese a sfruttare al meglio le opportunità di mercato europee. In Italia sono una cinquantina questi sportelli con i servizi della Enterprise Europe Network e sono al servizio degli imprenditori. I servizi in particolare che vengono forniti sono... Servizi di eh, informazione su tutta quella che è la legislazione dell'Unione Europea. L'Enterprise Europe Network dà anche informazione su, eh, e orienta gli imprenditori sulle opportunità di finanziamento. Enterprise Europe Network eh, offre anche servizi focalizzati sul trasferimento tecnologico, nel senso che, eh, per esempio, stamattina avevamo nella database dell'Unione Europea 13.000 offerte e richieste di tecnologia. Che gli imprenditori possono come dire, sfruttare. È importante sapere che questi servizi per gli imprenditori sono gratuiti proprio perché c'è un contributo della Commissione europea a supporto degli imprenditori. È un database messo a disposizione gratuitamente per gli imprenditori che vogliono trovare dei partner per avviare delle collaborazioni di tipo commerciale. La ricerca partner viene effettuata in più di 52 paesi, nei quali sono localizzate le 600 organizzazioni che fanno parte della rete Enterprise Europe Network, così come eh, è membro Metropoli. Questo servizio, che è completamente gratuito per, per le imprese, si rivolge agli imprenditori di tutti i settori. Eh, come, come attivarlo? È necessario contattare l'Enterprise Europe Network di Metropoli e insieme a noi eh, l'imprenditore compilerà un profilo di cooperazione eh, nel quale verranno indicate quelle che sono le esigenze di cooperazione e quindi che cosa l'imprenditore cerca e che cosa offre e in quali paesi desidera eh, iniziare a eh, collaborare. La Commissione europea tramite la rete Enterprise Europe Network offre agli imprenditori l'opportunità di incontrarsi anche fisicamente. Dove si incontrano gli imprenditori? In quelli che vengono chiamati B2B, cioè business to business, che vengono organizzati normalmente da, questi, da qualcuno di questi 600 punti della rete eh, durante fiere internazionali.